previsto di organica 1, non esistono di organica 2. Non esistono di organica 2 per tanti motivi, perché l'organica 2 ogni insegnante la fa molto su. È difficile trovare una standard. Anche l'organica 2 di CTF in tutti i corsi d'Italia, io ho fatto una raccolta proprio di tutti i programmi, io non la fa veramente di comune. È estremamente difficile, quindi ognuno va ad interpretazione. D'italiano c'è poco, o solo alcune parti qua e là, ma non ha molto senso comprare questi libri qua. Proprio in una versione moderna, io vi consiglio, nessuno vi obbliga, di comprare questi tre libri qui. Questo, partiamo dal primo, è un organic chemistry, scritto fatto da questi fantastici chimici qua, Clyde, Greaves, Warren e Waters, che sono inglesi, UK, tra cui questo Warren è uno dei più grandi chimici organici del secolo scorso, ancora in vita, ma diciamo del secolo scorso è in pensione, mentre Clyde e Greaves sono dei giovani brillantissimi chimici organici inglesi. E insieme all'esperienza di Warren hanno creato questo libro che è veramente bellissimo. Non è organica 2, è organica 1, organica 2, organica 3, organica 4, quello che volete. È veramente organizzato in maniera completamente nuova. Vi porto un esempio, credo che il quinto capitolo sia una riduzione al carbonile, che invece tipicamente in un libro di chimica organica sta quasi in fondo. Organizzato completamente in maniera differente, 52 capitoli, ma veramente c'è un po' di tutto, un bellissimo libro. Uno dice, mamma mia, che libro che sarà, lo comprate su Amazon a una quarantina di euro, vi arriva il giorno dopo. Bellissimo. Non credo che sia un bellissimo libro per chi affronta l'organica 1, nel senso che è difficile di primo acchito in inglese affrontare la chimica organica, ma per chi ha già visto la chimica organica 1, quindi deve andare in profondità, è il libro migliore che esiste. Veramente un ottimo, ottimo libro. Innovativo anche nel modo di insegnare. Veramente consigliatissimo. Un altro libro che segue un po' il nostro corso è questo. Proprio vedete, mi piace molto l'idea, è sintesi organica moderna, ma giusto un'introduzione, e segue, molti capitoli sono molto simili a come ho pensato di fare il corso. Quindi un libro che corrisponde, manca di alcune parti, soprattutto la prima parte, ma veramente un ottimo libro, molto semplice, molto, come dire, che va direttamente al punto, senza tante chiacchiere. Quest'ultimo, una scelta un po' strana, questo è una scelta un po' strana perché, un po' strana, guardate il nome, applicazioni strategiche delle name reaction, cioè delle reazioni, scusate mi devo muovere il meno possibile, però non sono capace di star fermo, ma per la telecamera è importante muoversi il meno possibile, quindi se mi vedete andare là, fatemi un cenno, mi devo muovere. Un nome abbastanza strano, no? Vedete, applicazioni strategiche delle reazioni con i nomi in sintesi organica. Cioè, cosa è successo? Forse qualcosa ve ne siete accorti già in organica 1. Molte reazioni di chimica organica hanno i nomi di chi le ha inventate. Porto un esempio, Clemens, avete visto sicuramente, Wolf-Kirchner, Knobenhagen, che ne so, Friedel-Crafts, questi sono tutti i nomi di chimici che, studiando determinate reazioni, poi il nome della reazione è passato poi diffuso. Quindi non si parla più di reazione, che ne so, di eliminazione, ma spesso si parla dell'eliminazione di Hoffman, sicuramente avete visto, ed è diventato ormai di gergo comune. Chimica organica non si fa altro che passare da un nome ad un altro, con anche questo un grosso problema da un certo punto di vista. Purtroppo non si può fermare un trend, giusto? Questo è un trend ormai diffuso e così è. Questo libro, quindi, cosa sfrutta? Sfrutta proprio questo aspetto qui. Ci sono due pagine, diciamo una pagina a sinistra e a destra, collegate ad il nome della reazione, e con il nome della reazione vi spiega l'aspetto della storia, i motivi per cui l'hanno portata alla scoperta e alcune particolari applicazioni.
non è sicuramente fondamentale per il nostro corso, sono molto più fondamentali i primi due, ma è una cosa che veramente si sta diffondendo. Vi porto un esempio: un famoso chimico organico inglese lo regala addirittura ai suoi ricercatori, proprio lo regala, proprio perché diventino pratici con tutti questi nomi. Non solo, questo è un libro ben fatto, perché non c'è solo il nome, vabbè, ma ci sono anche quando è nata la reazione, le modifiche, i miglioramenti, tutto quanto, con degli ottimi riferimenti. E poi varie tabelle che riportano invece il tipo di reazione che corrisponde al nome, o il tipo di gruppo funzionale che viene modificato o che viene creato. Quindi c'è anche l'aspetto più tradizionale, ma parte da un aspetto di name reaction. Non voglio per forza dire che voi lo prendiate, ve lo volevo consigliare se un giorno in futuro ne abbiate bisogno. Okay? Questi due li considero molto più utili per il nostro corso vero e proprio. Questo è interessante proprio per me. Ovviamente io sono un po' un appassionato di modellini molecolari, vi ho messo un link se li volete comprare, alcune volte aiutano molto per capire la struttura di una molecola e alcune tipi di cose. Anche queste ovviamente su Amazon, tutti si comprano su Amazon. Ora tutte le librerie qui attorno mi stanno odiando, però d'altra parte così è, e così va il mondo, mi dispiace per loro. Non ho capito perché si ostinano a non comprarli e loro stessi comprate di voi, cioè che problema c'è? Ah, ma se ci avanzano, come li facciamo a rimandare indietro? E io ho comprato tutto su Amazon, quindi credo che sia uno degli eventi del web, no? Tornando al discorso di prima, Amazon come tanti altri, uno degli eventi è sicuramente anche questo. Questi sono i libri, quelle sono le copertine, e lo trovate anche nel vademecum, insomma, diciamo nel programma riportato, e lì ce li abbiamo, se volete vedere ce li abbiamo anche qua, ce li abbiamo anche qua, e se qualcuno è abile, diciamo così, con il computer, è abile col computer, si possono trovare. Oltre ai libri, quali risorse abbiamo a disposizione? E qui parte proprio la mia idea di corso, e di mostrarvi cosa sta succedendo nel mondo. Allora, io vorrei proprio fare meno lezioni possibili, in modo tale che voi possiate anche da soli andare a vedere cosa c'è disponibile di quei particolari topic che andiamo a coprire. Per fare questo dovete sfruttare la rete. Non c'è miglior libro della rete, uno fa tutti i libri di testo che vuole, ma meglio di tutti è la rete, indubbiamente, perché si trovano tutte le informazioni che uno serve. Tre cose vi vorrei far vedere, andiamo in ordine e ci perderemo un po' di tempo su questi tre punti qua. Non c'è bisogno di scrivere niente, trovate sulle domande. Vi voglio far vedere quella pagina che avevamo creato per Organica 1, dove tra l'altro potete andare a vedere sicuramente anche lì dei video, degli audio, adesso ve lo mostro, ma soprattutto quello che mi interessa per Organica 2 di quella pagina lì sono questi links, adesso andiamo a vedere quali sono. Poi vi voglio dire di una cosa, un fenomeno che sta accadendo, ma che è molto importante dal punto di vista accademico, che sono i MOOC, e poi per ultimo vi voglio parlare di iTunes U, cioè iTunes University, e l'idea che abbiamo con questa piattaforma. Allora, prima cosa, andiamo a vedere questo sito mio, non perché è mio, ma giusto perché ci trovate molte informazioni. Ecco, questo è il sito che avevamo fatto per Organica 1, lì c'è una home che appunto è, qui c'è il syllabus, cioè cosa era organizzato Organica 1, qui c'è un calendario, dove trovate, vedete, queste ormai sono date vecchie, anzi a questo punto potremmo anche toglierle effettivamente, mentre qui trovate l'audio delle lezioni e qui trovate dei video delle lezioni che corrispondono a questi argomenti
che trovate lì, se dovete ripassare qualcosa. È organizzato un po' diverso da quello che faceva Fabio, però in base a questi argomenti qua potete andare a rivedere il video. Sono a bassa risoluzione, ma si scaricano, si scaricano, sono tutti di una quarantina di mega. Qui trovate ovviamente tutte le slide che c'erano a disposizione, qui alcuni problemi, qui gli esami. Ecco che arriviamo ai links NL che vi voglio mostrare e vi voglio vedere appunto, vi voglio mostrare cosa servono. Li abbiamo divisi, li abbiamo già fatti anche di recente, quindi sono assolutamente aggiornati, cioè nel senso che funzionano, se andate da qualche parte, perché ogni tanto questi siti vanno bene. Qui avete una parte in italiano, quattro links, anzi no, questo c'è in inglese, quindi i primi tre sono in italiano, per mostrarvi alcune cose interessanti, dove potete trovare veramente tante informazioni. Allora, clicchiamo sul primo, l'altra parte, qui bisogna tutti efficaci. Questa è Pianeta Chimica, sito fatto da questo signore qua, un chimico, dove trovate un sacco di informazioni, dispense, chimica al computer, tutto molto legato ai giochi della chimica con i vari test, soluzioni, molti materiali dinamici e didattici, scusate, e molte cose addirittura del prossimo semestre. Queste cose qua le farete tutte il prossimo semestre. L'esame che è metodi fisici in chimica organica, quindi vedete, difficile trovare dei siti che organizzano solo programmi. Questo è uno, navigateci, incredibile. Questo è un altro sito di una scuola dove trovate veramente tantissime risorse utili per lo sapere di cosa, un istituto tecnico di Chiavari, di Liguria, molto utile, estremamente ben fatto per essere addirittura un istituto tecnico. Questo è già quello che succede, forse parte anche la voce adesso, è quello che succede con il nuovo. Questo è esattamente quello che è, scusate, che adesso interferisce con il pointer e tolgo la voce. Questo è esattamente quello che si intende le nuove piattaforme digitali. No? Ad esempio questo è un corso di chimica organica fatto dalla collega Angela Zampella di Napoli, dove potete veramente sfogliare tutto quello che volete. Questo è un tipico corso di chimica organica 1, vedete qui ci sono le lezioni, cliccate nelle lezioni, si va direttamente alla lezione, la lezione parte, le slide sono di fianco e c'è la sua voce di continuo che va. Molto interessante come progetto, questa è l'Università Federico II di Napoli, addirittura qualche anno fa hanno cominciato, se non erro nel 2010 o anche prima forse, a fare questa incredibile struttura qui. Ci sono in realtà molti esami, ovviamente informazioni sull'insegnante, interferisce con questo, informazioni sull'insegnante, il corso, e avete tutto il corso. Assolutamente tutto il corso libero, disponibile per chiunque. Vi faccio vedere anche questo. Vi faccio vedere queste informazioni sul corso. Questo. Ecco, vedete quanti corsi ci sono disponibili su Federica II. Adesso avete il link appunto, biochimica, chimica farmaceutica. Chimica organica 1, quello che appunto abbiamo aperto, metodo di spettroscopia di chimica organica del prossimo anno. Ci sono tanti corsi già disponibili. La domanda è: perché dobbiamo venire a lezione? Me lo pongo anch'io, costantemente. Ci sono cose molto belle. C'è anche chimica, non c'è l'organica 2, non c'è l'organica 2, forse perché farmacia, forse perché farmacia. Però insomma direi che non è male, soprattutto se volete andare a vedere delle cose. Ci sono anche molti links, ebooks che mettono a disposizione, veramente non vedo. Federica,
o lo vendete direttamente dal sito, cioè in altre parole lì fa direttamente da server, quindi tutto questo materiale direttamente al Napoli, oppure Federica è anche disponibile su iTunes, dopo ci arriviamo, intanto tenete presente che è anche disponibile su iTunes. Una cosa che pensavo fosse utile mostrarvi, qui ci sono dei video sulla tavola periodica di un chimico inglese molto bello, molto simpatico da vedere, ma è più a scopo, diciamo così, di divertimento che altro. Andiamo quello ai quattro links che servono di più a noi, che sono quei quattro link. Uno è vedete come dice il testo, un virtual textbook for organic chemistry, ed è veramente un libro. È un libro tutto fatto per Hyperlink, con tutti gli argomenti che sicuramente avete trattato già in Organica 1, ve lo scorro veloce. Fosfine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, derivati, dicendo. C'è assolutamente tutto. Cliccando lì trovate, clicchiamo su riduzione, uno clicca, vengono fuori tutte le varie riduzioni che si utilizzano per i derivati degli acidi carbossilici, c'è tutte le scritte, dicendo. Un libro meraviglioso, con un sacco di esercizi anche utili e comodi. Non gli è bastato fare tutta la restante parte, hanno fatto anche altri topics e praticamente corrisponde a Organica 2 a parte spettroscopi è appunto un esame del terzo anno, ma cominceremo appunto, come vedrete, con la eterociclica. Faremo poi i biochemicals, faremo le pericicliche, faremo la chimica organometallica, faremo i riarrangiamenti. Quindi trovate tantissime informazioni già direttamente qua. Dire disponibili, fatti benissimo, veramente notevoli. Questo è il primo dei quattro. Un altro che è veramente bellissimo e disponibile sono questi corsi addirittura fatti ad Harvard, negli Stati Uniti, appunto, che molti di questi argomenti corrispondono al nostro corso. Sono dei PDF che basta cliccare e li scaricate, notevoli, perfetti, fatti da gente bravissima, espertissima, migliori del mondo. Questo è un certo Myers di Harvard, se è Harvard, non è uno qualsiasi. Incredibili, veramente, per noi stessi che facciamo, pensiamo di saperla tutte le volte che si va, si impara qualcosa di nuovo. Quindi assolutamente delle fonti meravigliose. Disponibili gratuitamente. Un altro molto bello è questo, come vedete qua, se guardate l'elenco dei nomini già cliccati, sono veramente, che meno corrispondono a un corso di Organica 2. E anche quest'ultimo, che ha anche la santa pazienza di mettere tutti i giorni, oggi che giorno è il 24, vedete, ha già aggiornato la Pix of the Day, c'ha anche la pazienza di mettere una foto tutti i giorni di un animale, cioè un animale, insomma, qualcosa del mondo animale. Oggi ho trovato questa farfalla un fiore, ecco, Brown Argus, e lì uguale trovate esattamente, vedete, i course notes sono più o meno corrispondono a quelli che facciamo. Veramente mi ripongo ancora la domanda, ma c'è veramente bisogno di fare un corso quando c'è tutto questo materiale disponibile? Lo devo fare, quindi mi dispiace per voi, ho cercato di dirvi, ma risparmiamo tempo, no? E tutti lo fanno da soli. Quindi noi faremo comunque qualcosa, però quello che voglio da voi è che andate in questi siti qui, guardate, curiosate, approfondite, cercate di fare anche molte cose da solo. Noi non riusciamo a far tutto, no? Ci abbiamo 7 ore a settimana, ma non, sicuramente non riusciamo a far tutto e soprattutto non possiamo andare a livelli estremamente approfonditi, non ha senso.
Se avete voi la passione, l'energia di farlo, ci sono un sacco di mezzi per poterlo fare. Okay? Io vi devo mettere a disposizione i mezzi per poter capire tutto ciò. Poi sta a voi, in base alla vostra energia, voglia, interesse soprattutto, farlo. Okay? Se io vi devo mostrare che c'è la possibilità di farlo, se avete energia e forza, fatelo, altrimenti basta quello che facciamo. Qui avete altri ottimi link che vi consiglio piano piano di visitare nel tempo, lì un po' di informazioni, altre referenze, vedete name reaction list, quindi una lista di reazioni per nome, un po' come il libro, però sul web. C'è questo CanTube 3D, che è una fantastica collezione di molecole in 3D e animazioni di molecole, e quindi che ne so, tutte le volte che vedremo una nuova reazione andate a vedere su Chem3D come va effettivamente, com'è l'evoluzione dei reagenti. Magari alcune volte vi metterò direttamente i link per andarci. È veramente una cosa fatta da degli studenti inglesi incredibile. Ci sono degli esercizi. C'è un'altra cosa che vi volevo fare notare: Chemistry by Design è un'applicazione ma anche un sito web, guardate che cosa incredibile, probabilmente lo userò anche per darvi degli esercizi, perché mi sa veramente entusiasmante. Qui ci sono un po' di molecole, non so, l'elenco è interminabile, quindi non è che dobbiamo andare per tutte queste molecole qua, ma quello che è semplicemente assurdo è che le stesse molecole sono divise anche per autore, per anno di scoperta, e c'è un elenco di farmaci. Adesso prendiamone una qualsiasi, non so nemmeno cosa sia, cliccando lì viene fuori che tipo di struttura è, giusto? Non ho idea cosa sia, non mi interessa, è giusto per mostrarvi. Guardate che cosa che c'è, questo è un farmaco per qualcosa, ci sono i quiz, uno clicca, ecco, lì c'è il reagente, io penso di... metto questo, mi dite quale è il reagente per andare da quello di sinistra a quello di destra, oppure posso tornare indietro, posso svelare questo, posso svelare questo, e si può fare poi il prossimo passaggio. Guarda questo, vi dico qual è il reagente, mi dite qual è che potrebbe essere il prodotto. Questi saranno i tipici esercizi che faremo. Chiaramente voi siete corso di chimica, tecnologie farmaceutiche, quindi quale è meglio di tutti questi farmaci e chimica organica? Quello che cos'è? Un ossidante, un solvente, un ambiente basico. Cosa può succedere? Andiamo a svelarlo, vedete? È successo che ha semplicemente ossidato la posizione del pirazolo in questa posizione qui, quindi una normale sostituzione elettrofila aromatica di un eterociclo con iodio, che forse non l'avete vista perché avete visto più clorurazioni e cromurazioni, ma si possono fare anche con iodio in certe particolari condizioni. Adesso andiamo avanti, qui cosa succede? Cosa hanno fatto? Da lì a lì hanno, cos'è che è cambiato? Hanno cambiato su questo prodotto qui acetilandolo, quindi qual è l'agente acetilante migliore che si può fare? Probabilmente l'anidride acetica, l'anidride acetica in presenza di una base, un solvente, permette di acetilare questo. Questo, avete visto quanti sono? L'hanno fatto per tutti quei farmaci lì, l'hanno fatto per tutte quelle molecole lì, l'hanno fatto per non so quante cose. Utilissimo, ci si può anche giocare, no? Si può anche uno veramente divertire a fare ecco qui, questa sarà la reazione che studieremo ad esempio da qui a qui, quindi sarà un classico, un esercizio. Quali condizioni utilizzeresti per fare questo passaggio chimico qua? Quindi c'è a disposizione, io molto probabilmente le prenderò qui, adesso l'idea che ho ora è così, dopo vedremo, no, da qui alla fine del corso come andrà avanti, però ecco, avete proprio la possibilità di esercitarvi mentre si va e sono completamente liberi a disposizione, gratuiti.
adesso sono curiosa, sì, se faceva così, alcune volte, no, magari anch'io spesso c'è la curiosità di capire, ed è un ottimo esercizio, no? Si fa il computer, si fa casa, si fa insieme. Ecco, un'altra cosa che mi piacerebbe molto, io vi darò anche degli esercizi da fare a casa, no? Piuttosto che fare i compiti in classe, so che ve li fa biochimica, i compiti in classe, quindi io cerco di non farli, altrimenti non riuscite a studiare tutto. Però vi darò, che ne so, qualcosa da fare a casa, così avete una settimana, un mese, che ne so, adesso vediamo. E, mi piacerebbe molto anche se fate dei gruppi che possiate studiare insieme, condividere anche tra gruppi di informazioni. Cioè non voglio che diventiate degli egoisti. Internet ha portato anche questo, no? Sharing è ormai la parola più diffusa. Quindi condividete tra di voi le conoscenze. Il miglior modo di imparare è insegnare. Quindi quando lavorate in gruppi, qualcuno che è più sveglio può istruire gli altri, e se tutto il gruppo non riesce, ci si può aiutare dal gruppo a gruppo. Vedremo dopo come cercherò di premiare anche questo. Questi sono, poi ce ne sono altri di links durante il sito, e ci sono altri links nel sito, divertitevi alla sera insieme o da soli a navigare. Non è più la scuola dell'obbligo, questo ormai l'avete capito, quindi ciò che fate o che non fate, il meglio viene per voi o il peggio viene per voi, ok? Non è che a me me ne viene nulla. Quindi cercate di diventare grandi, cioè cercate di diventare indipendenti, cercate di diventare autonomi, cercate di fare del bene o del male per voi. Cioè non è che non ne va né ai vostri genitori, né a me, né a lei, né a nessun altro. Quindi se fate è per voi, se non fate il male è per voi. Cioè è solo ed esclusivamente per voi. Nessuno vi obbliga, io vi dico esiste, se lo fate lo fate, se non lo fate. Questo è una cosa. Vi vorrei, continuiamo nella nostra disamina di opportunità che c'è nel web, adesso non trovo più, e vi vorrei dire cosa sono i MOOC. Non so quanti di voi, qualcuno di voi sa cosa sono i MOOC? Nessuno di voi lo sa. Dunque i MOOC sono, è un acronimo che sta per Massive, la M, Open Online Courses. Cioè non so come sia nata sinceramente come idea, probabilmente grazie ovviamente alla rete, allo sviluppo, video, sharing, collaborare, aiutare, non lo so, tutte queste parole mettete insieme nel fuori mondo. Credo che inizialmente sia nata come idea, ci sono un mondo di indiani, cinesi, africani che non hanno la possibilità di andare a delle migliori università europee o americane. Perché non li mettiamo online? E ovviamente li facciamo gratuiti. Così intanto possono imparare, senza avere la laurea. Però intanto possono imparare. È molto più importante imparare, sapere, che avere la laurea. Ormai il trend è chiaro, probabilmente per quando finirete voi, poi con Renzi. E la laurea non so quanto avrà più valore legale, Quindi cos'è che sarà più importante? Come d'altra parte non ce l'ha più già negli Stati Uniti o in Inghilterra o in Germania, non ha importanza se avete o no la laurea, è importante se voi sapete, conoscete, sapete fare, ok? Indipendentemente se avete la laurea o meno, se avete il master in chissà che cosa. Cioè il pezzo di carta non conta più niente, ok? Conta se voi sapete. Se voi conosci, quindi credo che sia nata per questo, al punto tale che importantissime università americane prima, adesso europee, partita Cambridge, partita Oxford, ma è partita anche Pisa e Napoli, Pisa e Napoli e un'altra, anche Bocconi ovviamente, a fare questi MOOC. Alcune di queste rilasciano anche un certificato, che non significa una laurea, certifica che tu hai seguito un corso, non è che una laurea, e si sono addirittura aggregate le tre, secondo me, più importanti e utili sono Coursera,
che è fatta, diciamo, dall'Università della Ovest della California, degli Stati Uniti, quindi il settore di California, e di X, che invece questa è della parte est della California, e Academic Health, che un po' prende un po' tutti. Vi voglio far vedere semplicemente che cosa sono questi tre e come andare a vedere dei corsi. Sarò velocissimo. Partiamo da Coursera. Guardate il dito, no? Avete i corsi migliori del mondo, online, gratuiti. Non so, meglio di così. E potete semplicemente scegliere, andate a, vedete, andate a, nel nostro caso, chimica, ce ne sono 21, qua si caricano automaticamente, viene fuori uno di Singapore, vedete, comincia il 17 febbraio 2014, appena cominciato. Un altro di Peking, qualcosa in Cina, Pittsburgh, ma quello che è incredibile è che ce n'è uno proprio che fa a caso nostro, e vedete questo Intermediate Organic Chemistry Part 1, e c'è ovviamente poco sotto anche il Part 2, che comincia, no, è stato il 4 marzo 2013, però probabilmente lo rifanno, e si seguono il corso, semplicemente e normalmente. Si segue un corso, uno enroll qui ci si iscrive, gratuito, e qui c'è da chi è distribuito, è l'Urbana Champagne, scusate, devo cliccare qua, e qui avete, vedete, le lezioni divise per settimana, i prerequisiti, domande frequenti. E fateci caso un attimo a questo, che mi sono dimenticato prima. Tra i links che avete, che ho nel sito mio, ce ne sono alcuni anche per scaricare dei software se volete disegnare, divertirvi voi, magari ci torno alla fine. Mervin Sketch è uno di questi, che lo consigliano anche loro, e c'è anche tra i links, ci torno un attimo alla fine, mi sono dimenticato di dirlo. Se volete seguire il corso, addirittura potete, cliccando, vi apre questo signore qui che ha tolto l'audio, che comincia a spiegarvi cosa farà. Poi c'è il zoomato sulla lavagna, sulle slide, dice, gratuiti. Cosa facciamo fare al corso? Non finisce qui, eh? Andiamo, questo è Academic Earth, guardate quante chimiche organiche ci sono, Yale, Berkeley, MIT, tutto quello che volete, corsi assolutamente gratuiti, guardiamo questo perché sono affezionato, e lì cliccate sulle varie lezioni di separare argomento e parte il video. Gratuiti. Apro, no, EMIX è qua. Prima vi ho aperto Coursera, giusto? EMIX è qua, questo è ancora più rivoluzionario, si sceglie il topic, quindi nel nostro caso è chimica, ma se volete fare business o arts o history potete farlo, non c'è nessun problema. So di molti indiani che stanno seguendo talmente tanti corsi che si sono persi, c'è chi segue per proprie passioni, anche lì il bello, no? Per quello che si pensa, io ho una passione per information technology, no? Questo ce l'ho un po', mi piacerebbe effettivamente fare un corso, ma chi c'ha il tempo di fare un corso, devo lavorare, con queste mezze qui lo puoi fare quando vuoi, dove vuoi, in che momento vuoi, no? Pure io so pochissimo di biologia, questo è il mio limite, no? Per me già il mitocondrio mi rimane una cosa misteriosa. Allora, voglio approfondire la cell biology, trovo un corso di cell biology e mi studio e seguo il corso di cell biology. Quando voglio, come e dove voglio. Diciamo che se uno avesse voluto, bisogna anche dire. Quello che c'è, no? Guardate, è incredibile. Anche qui, questo è un corso bellissimo, e non so, forse è meglio buttarsi. Guardate questo. Science and Cooking, dall'alta cucina a materie soft matter, insomma, materiali nuovi e morbidi, questo deve essere una cosa
fantastiche, cioè come la chimica viene applicata alla cucina. E vuoi mai che sia una buona fonte di lavoro in futuro? Non è una brutta idea, ce ne sono un paio, ho visto, dove food for thought, e anche qui è assolutamente unico. Guardate, qui ne avete anche uno molto comodo per voi, il prossimo anno avete chimica medicinale, le molecular basis of drug discovery, anche qui ci si iscrive, quando è che parte questo? Il 10 marzo 2014, quindi parte tra qualche giorno, 7 settimane, è abbastanza interessante, vedete anche qui potete caricare il video di introduzione, tutti i video sono più o meno così, dove c'è questo signore che parla e vi racconta alcune cose riguardo al suo corso, questa è un'introduzione al suo corso, adesso vi ho tolto l'audio, giusto per farvi vedere, anche qui tante possibilità. Chi vi obbliga a farle? Nessuno, ma se vi interessa ci sono. E qui andiamo avanti, adesso facciamo finire il video, che c'è anche un bel momento di laboratorio se non sbaglio, e visto che parla di farmaci, che ne trovate e sicuramente ne stanno implementando, hanno investito un sacco di soldi le università americane su questi MOOC e permettono appunto di seguire dei corsi, vedete, bella tavola periodica di classe, almeno come le vostre, delle disegni alla lavagna, e direttamente anche il laboratorio, anche qui abbiamo anche quello. E, se volete, c'è quello che volete, secondo la vostra passione, secondo il vostro interesse, secondo il vostro gusto di fare. Ha finito questo signore di parlare. Ovviamente trovate moltissime cose anche su YouTube, però lì è un po' più distribuito, non è ben organizzato come con i MOOC. I MOOC, se uno si iscrive e dice va bene, ma che senso ha seguire un corso online? Il bello è anche conoscere gente, no? Uscire, parlare, condividere. I MOOC permettono anche questo, c'è un forum in cui si discute, c'è dei compiti che vengono fatti a casa che possono fare insieme, e c'è la possibilità di interagire, anzi addirittura uno dell'esplosione dei MOOC sta proprio nel fatto che in questa classe di gente che si iscrive perché è veramente appassionata, succede che chiaramente hanno degli interessi comuni, uno è quella materia lì, ma probabilmente si assomigliano anche a molte altre cose. So che ad esempio tramite dei corsi MOOC molti hanno creato un'impresa, hanno creato un'azienda, perché ma perché tu non crei con me qualcosa, vedo che ti muovi bene su questo e quell'altro, mettiamo insieme le competenze e facciamo, per dirvi, è anche interazione, è anche comunicazione, non è solo contenuti. Per ultimo iTunes U, lo trovate su iTunes, è quella affarino, come si chiama? Questa cosa qua. Se andate su iTunes U potete scaricare dei corsi che ci sono a disposizione. Questo è il mio iTunes, ovviamente io mi sono scaricato dei corsi di chimica organica, perché uno non si sa mai, magari vi dico anche delle cordellerie, è meglio controllare con questi. Con queste super persone che insegnano, un po' corrispondono a questi su iTunes U con alcune cose che ci sono sui MOOC, si vede che hanno utilizzato gli stessi video sia per mettere di là che per mettere di qua, alcune cose un po' corrispondono, ma sono veramente anche questi estremamente utili, anche qui torniamo a quel Peter Vollard, che ne so, ecco. Questa è l'idea. Vedete, qui ci sono video di lezioni, questo è tipicamente di organica 1, vedete che noi abbiamo copiato esattamente questa idea qui. Cioè, vedete, c'è uno con la telecamera che riprende, zoom su quello che proietti, e poi quando lui va alla lavagna, zoom su quando va, insomma, alla lavagna. Anche queste, basta che andate su iTunes, non so quanti di voi ce l'hanno, adesso facciamo un'indagine, e nel cerca mettete organic chemistry o quello che vi interessa, che ne so, general chemistry o analytical chemistry o anatomy, se vi interessa anatomia, cercate il corso e automaticamente potete trovare ciò che c'è a disposizione.
ve lo scaricate e quindi potete tenerlo libero sul vostro computer da seguire quando uno vuole. Io ad esempio perché l'ho fatto? Perché non sono sicuro se le mie lezioni sono perfette, giusto? Però se le fa quel signore lì o se le fa un altro dell'MIT o se le fa un altro di Cambridge o se le fa un altro di Tokyo University, probabilmente sono quelle giuste, ok? No? Cioè io lo uso anch'io, cioè passo anch'io come studente. Passo anch'io come studente perché sarà giusto come glielo dico, cosa gli dico, e quindi ascolto quello che dicono loro, e se lo dicono loro, o anche loro si possono sbagliare, per carità, però mi sento molto più sicuro, molto più al di là di tutto. Oltre a questo vedo anche queste nuove tecniche di didattica, che ad esempio Follar utilizza sempre un esercizio per iniziare la lezione, quindi uno entra, invece di cominciare a parlare bla bla bla, fa subito un esercizio su quello fatto volta prima, tipicamente, e poi da lì comincia la lezione. Ecco, anche quello è un modo di insegnare. E quindi, ecco, ti danno la possibilità anche di capire come sta andando, parlano di un farmaco, la gabapentina, per dire quanto è disponibile. A noi ci piacerebbe fare una cosa simile e poterlo mettere su iTunes. Qual è il problema? Ho un problema. Cioè, qui vi spiega che cos'è iTunes, io vabbè, non voglio perdere tanto tempo, lo leggete. Il vantaggio è che non c'è bisogno di un nuovo programma per seguire le lezioni perché c'è direttamente su iTunes, è libero e c'ha un sacco di corsi, non dà i crediti, mi dicevo. Cosa possiamo fare noi su iTunes? Possiamo noi fare la stessa cosa? Questa è la domanda che ci siamo posti. In teoria sì, in pratica forse no. Cioè, cosa voglio dirvi? Per mettere il corso su iTunes ho bisogno che l'università si accrediti su iTunes. La nostra università non è accreditata. L'università di Urbino non è accreditata. Quindi è possibile che io metta dei corsi su iTunes. A me, però iTunes capisce questa problematica, meglio l'Apple capisce questa problematica e dice: ma non potete essere vincolati dalla vostra università solo. Se per qualche motivo l'università sceglie un'altra piattaforma, è possibile che voi non potete usare iTunes? E infatti ti dà un'altra possibilità, con delle limitazioni che forse per noi però vanno bene. Cioè, mi permette a me di fare un corso privato, metterlo su iTunes e voi potete accedere. Un numero massimo di 50 studenti, 12 corsi massimo e basta uno, e ho detto perfetto, possiamo farlo, proviamo a farlo. Però ho scoperto in realtà un po' tardi che per poterlo voi vedere avete bisogno di un Apple ID, e non so quanti di voi ce l'hanno, adesso facciamo girare fuori per capire quanto ce l'hanno, quello è un problema migliore che ci vuole, basta che uno si registra, non c'è nessun problema. Ma il problema maggiore credo che sia che ci serve un sistema che sfrutti iOS, cioè il sistema operativo iOS, che è presente in iPad, in iPhone e in iPod Touch, non so nemmeno chi ce l'ha ancora, questo iPod Touch. Comunque, se uno ha questi tre qua, può avere l'applicazione di iTunes University. Voi mi date la vostra email, io vi mando nell'email un codice, con quel codice voi potete fare la richiesta a me, io vi do l'ok e si entra. Tecnicamente è facilissimo. Il problema è pratico, cioè quanti di voi hanno un Apple ID, ma si risolve, ma soprattutto quanti di voi hanno un device che utilizza il sistema operativo iOS? Qui dovrei avere un elenco di tutti voi. Se per cortesia mi mettete semplicemente una X, se avete un Apple ID,
Quindi Apple ID cosa significa? Acquistare su iTunes, film, musica, cloud, se siete registrati su Apple, che vi permette di fare tutto, e se avete uno di questi, cioè se avete un iPad o un iPhone o quell'altro, come si chiama, iPod Touch, me lo scrivete che io voglio capire quanti di voi, io ho un elenco di 47 persone, questo non so quanto siete voi, 3, 7, diciamo, 7 perfino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 per 7, 42, sì, più o meno ci siamo, e non so quanti di voi ce l'hanno, se molti di voi ce l'hanno, procediamo, altrimenti facciamo un'altra maniera, ok? Quindi intanto per cortesia vi mettete una X qua per dire che c'è un Apple ID e qui c'è un... altrimenti bianco, sì, altrimenti bianco, io voglio portare solo le X, già qui abbiamo saltato. Poi per cortesia faccio girare assieme a quello, shiftato di poco, un altro foglio in cui se vi potete scrivere l'email, idealmente l'email che vi dà l'università, altrimenti vedete quelle che usate. Ora io vi darò di qualcosa da fare a casa, okay? Che potete fare insieme, qualcun altro, in gruppi, con il vostro miglior conoscente di chimica organica, non importa, fatelo con chi volete, insieme in gruppo, basta che però me lo consegnate poi singolarmente, ok? No? Non fate in 6, noi in 6 abbiamo fatto uno, no, in 6 fate 6, però se volete elaborarlo in 6, lavorate in 6, in 10, uno il più bravo si mette qui le fa, va benissimo, non importa. Ricordatevi, se copiate da qualcun altro, il male è per voi, non è per me. Ok? Quindi, e poi soprattutto i noti vengono al petto. E mi arrabbio dopo quando succede questo, perché non bisogna essere disonesti nella vita. Okay? Il plagio verrà punito. Questo sia chiaro. Poi fatelo insieme. Ma il plagio verrà punito. Quindi io vi do degli... perché dovete crescere. Dovete imparare che se riuscite a fare qualcosa bene per voi, se non riuscite a fare qualcosa non dovete copiare dagli altri, dovete dire non ce l'ho fatta, bravo, apprezzo molto di più che copiare da qualcun altro, guarda, ho preso 3 punti, non vi preoccupate che poi questo esame qui qualcosa di simile a quello precedente ci sarà, e se uno non l'ha fatto bene prima, l'ha fatto bene prima, l'ha fatto male poi, quello è plagio, ma come me l'hai fatto bene prima, adesso perché? E poi, scusate, ci si accorge, veramente ci si accorge, siete in pochi, se eravate 200 magari no, ma in 50 ci si accorge, perché qualcuno fa un errore, guarda che strano questo errore, vuoi vedere che è sempre la stessa fonte? Soprattutto quando è strano l'errore, perché finché va tutto bene, ma quando è strano l'errore e quel strano errore si ripete, è impossibile statisticamente. Ma comunque, a parte questa, adesso non è che vi chiama la polizia, però ecco, per voi, ok? Giusto per voi. E allora vi do delle cosine da fare a casa, che tipicamente vi do 3 punti, adesso vediamo se farle in 2 mandate o in 3 mandate, con una settimana, un mese di tempo, e vi do 3 punti, è un bonus proprio, però ve li faccio valere soltanto nella sessione estiva, cioè in 3 appelli che avete a giugno e luglio. Se qualcuno li fa in giugno e luglio non riesce a passare l'esame o non viene, pazienza, insomma, se ne sono andati. Questo con che scopo lo voglio fare? Incentivarvi a venire subito da vedere. Lo scritto sarà parametrizzato a 30, in più c'è un orale che non voglio farlo slittare troppo, tra l'altro opzionale, quindi se uno vuole lo può fare, altrimenti no, che ha un delta di meno 3 più 3.
quindi potete anche peggiorare il flusso o potete migliorare. Immaginatevi che fate bene, ma tipicamente se li fate ve li do tre punti, ok? Quindi non è che sto lì a guardare i singoli errori, prezzo la buona volontà. Fate bene questo, fate bene l'orale, siete a 36, eh? Ok? Quindi cerchiamo di spostare i punti in avanti, eh? In avanti siete a 36, quindi uno cosa ne farà di 36, non lo so, però spero che il 24 diventi 30, eh? O il 20, 18 diventi 24, questa è l'idea, ok? Poi, perché altrimenti mi vengono sempre tutti bassi, eh? Allora, questi per darmi la mano. È chiaro che questi 3 uno li perde subito se non viene a giugno-luglio, quindi già siamo a 33, però attenzione perché ci potrebbe essere anche almeno 3 rurali, quindi è chiaro che ammetto anche con 15, eh? Allora, perché appunto uno può recuperare. Non lo so ancora come saranno gli esami finali, purtroppo voi è la prima volta perché non abbiamo precedenti, vediamo. Questa è l'idea. Questi qui appunto, quest'anno cosa succede? Dovrebbe esserci il calendario, esatto, queste sono le lezioni. Quest'anno abbiamo una cosa abbastanza strana, cioè succede che dal 17 aprile, che dovrebbe essere un giovedì, abbiamo un incredibile break di 17 giorni. Voi forse non ve ne sarete accorti. Esatto, c'è la Pasqua il 20, poi la settimana dopo Pasqua, questa università è chiusa, e tu dici, vabbè, il 27 uno torna, e no, qui non possiamo tornare, forse quello non lo sapete, ci saranno dei lavori e quindi riaprirà questa sede il 5 di maggio. Quindi si ricomincia il 5 di maggio. Quindi avete 17 giorni che andate dove volete, se avete voglia studiate anche, io sicuramente vi darò due cose da fare a casa, due cose che riguarderanno una questa parte qui e una questa parte qui, e un'altra ve la voglio dare subito dopo queste due settimane, con un qua, quindi un punto, che ve le consegnate qua. Poi, magari la prima la consegnate dopo una settimana, poi facciamo queste tutte lezioni, poi in questi 17 giorni vi do un paio di cose da fare a casa che ve le consegnate il 5 di maggio. Il 5 di maggio. Una poesia, il 5 di maggio. Il 5 di maggio. E poi finiamo le prime 3 settimane in corso. Okay? Praticamente cosa succede? Invece di essere di 12 settimane, una settimana la perdiamo e quindi diventa di 11 settimane il corso. E perché appunto perdiamo una settimana qui, quindi 17 giorni, sì, però 10 ne perdevamo comunque della Pasqua, qui perdiamo un'altra settimana perché ci sono dei lavori che non si può entrare. Quindi perdiamo una settimana effettiva di lezione. Quindi sono 11 le settimane, da oggi al 22 di maggio, al 22 di maggio che chiudiamo. Poi ci sarà una settimana, credo, di riposo mentale e poi cominciano gli esami, ok? Oppure cominciano addirittura subito l'ultima settimana di maggio, non lo so ancora, è un po' in ballo. Come facciamo a recuperare quella ora, quella settimana lì? Cioè, noi la perdiamo temporale, però io non lo posso perdere per spiegare. Possiamo unire due cose abbastanza importanti. Siccome voi fate in contemporanea biochimica, e siccome l'organica 1, il professor Mantellini mi ha detto che non avete fatto la parte di bioorganica, ma credo che sia fondamentale farla il prima possibile, in modo tale che voi possiate affrontare la biochimica subito, io vi chiederei di fare qualche pomeriggio, tipo il mercoledì pomeriggio, che ho visto che avete libero tutti i pomeriggi,
queste due settimane, queste, sì, le prime due settimane, magari se riusciamo a recuperare quelle 7 ore che andiamo a perdere della settimana di aprile, le concentriamo adesso in modo tale che otteniamo A, che finiamo prima questa parte qui per entrare poi nella parte più direttamente chimico-organica, B, vi servirà per biochimica, in modo tale che poi anche biochimica risulta più chiaro. Quindi io vi chiederei, adesso non da oggi pomeriggio, però vi chiederei mercoledì pomeriggio prossimo, che l'aula è libera, possiamo sempre fare qui, vi chiederei lunedì 2 marzo, tutto bene? 3 marzo, lunedì 3 marzo, e vi chiederei mercoledì 5 marzo. Così finiamo tutto questi primi due cose che devo farvi, che vi servono anche per biochimica, così le abbiamo concentrate, come ora siamo sempre lì, quella che perdiamo dopo la recuperiamo ora e poi andiamo con il nostro corso. Quindi magari me lo potete dire domani se siete d'accordo, parlate pure. Quindi questo è il corso, queste ve le ho divise appunto in settimane. Partiremo, come vi ho detto, la prima cosa importante da fare è la parte di bioorganica. Per fare però carboidrati, lipidi, acidi nucleici e cosa rimane? Proteine, aminoacidi, vi devo fare prima gli eterocicli. Qualcosa avete già fatto sugli eterocicli, so. Domani, a questo punto, credo, vi faccio di nuovo un overview di tutto quello che avete visto nell'eterociclica e poi andiamo su alcuni aspetti chiave che mi servono dell'eterociclica. Poi andiamo appunto sulla chimica biologica, con le 4 grandi famiglie. Ovviamente io non vi spiegherò quello che succede a livello biochimico, c'è già il corso di biochimica, vi spiegherò la chimica di queste biomolecole, quindi la reattività, la struttura, in modo tale che interfacciato con biochimica il quadro dovrebbe essere completo. La chimica delle queste biomolecole. Dopodiché partiamo appunto con tutto quello che è il vero corso, secondo me, di chimica organica, quindi partiamo con degli argomenti che in qualche maniera si differenziano ovviamente rispetto ad organica 1. Cosa succede in organica 1? Voi avete fatto l'approccio per gruppi funzionali, giusto? Quindi avete fatto per ogni gruppo funzionale le sue proprietà chimico-fisiche, la propria preparazione, diciamo, e la reattività, giusto? Questo per ogni gruppo funzionale. E in qualche maniera vorrei andare, invece che in verticale, vorrei andare in orizzontale. Cioè, cosa succede? Che se io vi faccio le ossidazioni che riguardano un po' tutte, che ne so, anche il passaggio al cano-alchene è un'ossidazione, anche oltre che all'alcol, che toni che sicuramente avete visto, ma ce ne sono tante di ossidazioni così abbastanza particolari, sempre che più o meno riguardano l'eliminazione, però che vanno trasversali tra i gruppi funzionali. Riduzione, idem dall'altra parte. Vedremo anche quelle che sono le reazioni redox neutral, cioè quelle tipo canizzaro, per intendersi, quelle in cui avvengono contemporaneamente ossidazioni e riduzioni. Vedremo una chimica molto bella, nuova, che è la chimica dei carbeni e dei nitreni. E so che qualcosa avete fatto sui carbeni, o perlomeno introdotto, e cercheremo di capire quale tipo di chimica è. Anche questa è estremamente trasversale tra i gruppi funzionali. Faremo delle trasformazioni di gruppi funzionali però avanzate, che ne so, attivazione degli altri, attivazione degli acidi, l'attivazione, concetti che avete, che però ve li voglio mostrare in versione moderna, fino ad andare a questo importantino, non so come faremo a farlo tutto in una settimana, ma le reazioni pericicliche, una famiglia spaventosa di reazioni in cui ci sono dentro le ciclotensioni, le simmetropiche, le elettrocicliche, tutte quante le pericicliche. Poi faremo forse l'argomento mio preferito, cioè la chimica organometallica, sia riprendendo i concetti che avete voi del Grignard, degli organici, sia
in versione moderna, cioè quelle catalizzate dai metalli di transizione, e con occhio alla stereoselettività. Prima di introdurre l'ultima parte, che sarà quella più legata alla sintesi, quindi che ne so, proprio la sintesi di farmaci, cose di questo tipo qua, devo introdurre chiaramente i concetti di gruppi protettivi moderni e di alcuni concetti chiave per l'aspetto retrosintetico, per poi finire appunto con i concetti proprio di sintesi. Quindi alla fine cosa ne viene fuori? Un po' tre tronconi, se volete, anche se un po' disomogenei. Una prima parte che chiude un buco lasciato dalla organica 1 per motivi di tempo, non perché lui non ne sapesse quelle cose, perché il tempo è quello che è, potranno. Quindi chiudiamo una parte che però è fondamentale per la biochimica, e partiamo con questa reazione organica abbastanza moderne, per poi arrivare a sfociare appunto nelle sintesi, perché poi voi nelle farmaceutiche comincerete il prossimo anno, ma anche soprattutto con il laboratorio di sintesi, preparazione, non mi ricordo più che nome, dovrete appunto affrontare delle piccole sintesi di cose, quindi dovremo fare tipo un allenamento su questo. Come potete vedere, 12 settimane, 12 per 7 fa 84 ore, non è che uno può spiegare la chimica organica in 84 ore, quindi se avete interesse, voglia, motivazione, in quei link là trovate ulteriori approfondimenti, quello che farò io è giusto scalfire quello che riguarda alcuni aspetti di questa chimica organica, con un bel taglio però, cioè voi avete già visto molte cose, cioè le basi ce le avete. Ora non so quanti di voi hanno preparato il foglio là, non so quanti di voi hanno già fatto l'esame, ma non vi preoccupate, grazie. C'è qualcuno che non era iscritto, ecco, vedo che molti hanno dato vinto generale, chi è? Ci sono Montinaro, Elisabetta e Calvino Alessandros. E come mai? Questo è l'elenco di che hanno preso la frequenza di insomma, il laboratorio di chimica organica dello scorso semestre. Voi non l'avete frequentato? Sì. Analisi 2? Analisi 2? Sì. No. Tu sì? Allora, ti hanno presente. Tu perché no? Perché mi ha detto che perché dovevo ancora dare chimica organica. Ho capito, certo. Questi sono un po' di miei, quelli che non. Ah, forse sono assenti, ma qui sono messi male come. Vabbè, però cercheremo allora a questo punto, credo, un'altra soluzione. Non posso costringervi a comprare qualcos'altro, però vedremo, valuteremo. Intanto, questo è quanto. È chiaro, quindi voi sapete cosa farete. Voi sapete cosa faremo settimana per settimana. Il consiglio più grande, e qui va bene, cioè la definizione di chimica organica, il consiglio più grande per studiare chimica organica è quello di un studio attivo. Come avete visto, chimica organica è una difficilissima, no? Avete capito, credo, già nella chimica organica 1. È soprattutto una materia che per la sua organicità ha bisogno di tempo, no? Bisogno di rifare, rivedere cose parecchie volte. Poi piano piano uno capisce la logica e poi risulta veramente anche, dico semplice, ma carina, divertente e appassionante anche, perlomeno a molti di noi. Però se uno non entra nella logica è un nemico, un incubo, assolutamente un incubo. Quindi per cercare di far diventare un incubo
di consoglio, ma comunque qualcosa di accettabile, serve secondo me un sforzo energetico che deve risultare in questo studio attivo. Cioè, non esiste sostituto alla matita e alla penna per scrivere e riscrivere le strutture, scrivere relazioni ed esplorare la stessa. Okay? Quindi richiede sempre, continuamente. Quale sarebbe l'ideale? Capisco che poi nella vita c'è altro, però io vi dico quello che è l'ideale. L'ideale sarebbe che uno arrivi a lezione avendo già visto, assomigliato perlomeno, quello che è la lezione. L'argomento. Farsi un'idea, no? Una visione, che ne so, dobbiamo fare che cos'è, le reazioni neutre, quello Google, dove, quello dove vediamo in tutti quei link là che mette a disposizione, vede che cos'è l'argomento, si prepara. Purtroppo ancora, essendo voi il primo anno, non avete le slide dello scorso anno, giusto? Perché ancora non so i tempi, giusto, delle lezioni. Cercherò il prima possibile di caricarvi tutte le lezioni, in modo tale che voi veramente potete andare a cliccare e già direttamente vedere quello che faremo. E intanto quello che vi chiedo, siccome non ho un precedente, quindi mi rimane difficile farlo, e quelli del prossimo anno saranno avvantaggiati perché avranno già le lezioni direttamente online, e quello che vi chiedo intanto di fare è sicuramente quello di andare a vedere quei links che vi ho mostrato, in quei capitoli di cosa si tratta, in modo tale da poter arrivare pronti. Poi cosa succede? Io vi dico determinate cose, faremo anche degli esercizi in classe e poi dopo uno torna a casa e chiaro che dice, ostia, cosa abbiamo fatto oggi? Ah, fammi rivedere un po'. Ecco, a quel punto, vedendolo prima, vedendo la lezione e rivedendo, basta anche poco dopo, basta anche 10 minuti, anche prima, mezz'oretta, lezione, uno la riguarda velocemente, uno praticamente la vede 3 volte e la nostra RAM, il nostro hard disk si scrive subito, Si scrive subito. Questo è un po' quello che io vi consiglio di fare, Chiaramente fare gli esercizi, rivedere, vedete, master the material prima di fare il lecture before going to the next one, Quindi dovete vederla prima, dare la lezione e rivederla dopo. Vediamo quello di domani, quindi ci vuole 10 minuti e poi si va. Però è importante vedere prima quello che si farà, perché uno non arriva, che cos'è oggi? Poco, basta poco, anche nell'autobus venendo su, basta poco, però cercate di guardarlo e di guardarlo quello che è possibile. Lo so che da gusto a tutti anche fare altro, Questo è più o meno quello che volevo dirvi. Domani, per esempio, meglio chiudere qua. Vuoi far vedere Marvin Sketch? Ah, sì, hai ragione, vi faccio vedere un'altra cosa. Ecco, domani faremo l'eterociclica, quindi, ad esempio, se avete tempo e voglia, guardate un po' l'eterociclica che avete già fatto, in modo tale che vanno anche via lì. Torno un attimo sui links qua. Ecco, quindi se continuate trovate, dov'è? Ecco qua. Trovate 2 cose legate ai software, che sono uno proprio i software di chimica che sono disponibili. Ora, il più famoso probabilmente è Ken Sketch, se usate Windows sicuramente, ma il Marvin Sketch, che è quello che suggerivo in quel mock che abbiamo visto precedentemente, è veramente un'alternativa a Ken Sketch, ma soprattutto è indipendente dal sistema operativo. Quindi se avete Mac, Linux, che diavolo ce n'è poi, e Windows, e ogni tanto ne esce qualcuno, Non è un problema, Marvin Sketch sfrutta Java, quindi è indipendente dal sistema operativo. Quindi se avete, e credo che ce l'abbiate a casa, un computer o un portatile, scaricate il computer disponibile. Addirittura cosa succede? Essendo gratuito, adesso anche molte aziende farmaceutiche, cioè i chimici che lavorano nelle aziende farmaceutiche,
Poi li comprano più i software licenziati, si dice nel senso di che hanno la licenza, perché è un costo esagerato, che non ha più senso fare questo. È meglio avere dei sistemi open, no? Open source, vi dice, sicuramente sapete più di me, e Parity Sketch è sicuramente il migliore da questo punto di vista. Io ce l'ho scaricato già nei computer di sotto di dell'aula informatica, in modo tale che quando vogliamo andare a fare un po' di esercizi possiamo farlo. Okay? Però voi a casa scaricatelo, provateci, guardate i tutorial, provate, è estremamente utile. Anzi, vi dirò di più, se avete voglia, proprio per dimostrarvi che fiducia che ho io, se avete voglia di riportarvi gli assignments in formato elettronico, dove il copia e incolla quindi può essere facilissimo, fatelo. Chiaro che per fare riportare degli esercizi di chimica tocca disegnare le pellicole, tocca disegnare le strutture, tocca far muovere le frecce, tocca mettere le frecce. E quindi serve un software chimico che vi permetta di farlo questo. Marvin Sketch va benissimo, lo legge tutto. Se quindi avete voglia di fare questa assignment in formato elettronico, fatelo pure, ben venga, ben venga. Sarebbe anzi cosa assolutamente preferita. È chiaro che so benissimo che se è facile copiare il cartaceo, dove almeno uno deve fare lo sforzo di guardare qua e là, e l'elettronico è veramente banale, quindi basta che fa copia e incolla e l'esercizio è praticamente fatto. Ma non me ne importa, ok? Se fate così, a me non mi succede niente, il peggio per voi. Passerete anche l'esame, non succede, non andrete lontano. E questi sono i software che vi volevo dire, e se cliccate lì va direttamente al sito per scaricare. Queste ci sono altre apps che a questo punto, visto nella scarsità 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, altre apps. Queste però sono alcune di queste non è che vanno bene solo per Apple, vanno bene per tutti, anche di Android o cose del genere. Se posso consigliarvela una, la mia preferita è questo Reaction Flash qua, che è divisa più o meno come facciamo noi il corso, è più o meno divisa, pagamento quello però, credo che costi 5-6 euro, e è veramente più o meno divisa ed è basata sul libro che vi ho consigliato prima, vedete presente Strategic Application Demo Reaction, ed è basata proprio su questo, ed è libera da qualsiasi piattaforma, insomma va bene per tutti. Questa è assolutamente ottima, e poi ce ne sono altre che più o meno corrispondono anche ai siti. Qui sotto trovate invece degli altri links che sono invece più adatti a chi è in Trentino, però non si può stare sempre a ridire. Quindi ci vediamo domattina alle 9:00 e 5:00.